Il Napoli è stato tra i primi club italiani ad avere uno stadio di proprietà. Inaugurato il 23 febbraio del 1930, è stato costruito nel rione Luttazzi dal primo presidente nonché fondatore del Calcio Napoli, Giorgio Ascarelli. Lo stadio poteva ospitare 20.000 spettatori e ha cambiato il suo nome 3 volte. Inaugurato con il nome di Stadio Vesuvio, dopo la sua morte è stato intestato a Giorgio Ascarelli, il quale però era ebreo, quindi per volere del regime fascista lo stadio ha cambiato ancora una volta nome ed è stato denominato Stadio Partenopeo. Purtroppo lo stadio è stato distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Forse non tutti sanno che lo stadio del Vomero ha cambiato nome per ben 5 volte. Inaugurato il 27 ottobre del 1929 con il nome Stadio 28 Ottobre per ricordare la marcia su Roma di Mussolini, sotto il regime fascista è stato poi rinominato Stadio del Littorio. Utilizzato dall'SS come campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine della guerra è stato chiamato prima Stadio della Liberazione, poi Stadio del Vomero proprio in onore del quartiere dove sorge la struttura. Dal 1963 è stato denominato Stadio Collana, in onore del giornalista Arturo Collana, tra i soci fondatori del gruppo napoletano Giornalisti Sportivi. A questo stadio sono legati 3 aneddoti che hanno fatto la storia del Napoli. Il 27 gennaio del 1946, durante Napoli-Bari 2-1, l'eccessiva esultanza per la rete dell'albanese Lucita ha provocato il cedimento di una parte della tribuna con il conseguente bilancio di 114 feriti. Invece, il 6 novembre del 1955, al termine di Napoli-Bologna 3-3, c'è stata un'invasione di campo per un rigore che ha permesso agli ospiti di raggiungere un immeritato e sperato pareggio nei minuti finali. Il bilancio dei disordini alla fine sarà di 160 tra feriti e contusi. Ma lo stadio del Vomero è stato anche il palcoscenico di una grande dimostrazione della correttezza e sportività del pubblico napoletano. Il 20 aprile del 1958, in occasione di Napoli-Juventus 4-3, l'eccessiva affluenza di spettatori ha costretto gli organizzatori a far accomodare un elevato numero di tifosi partenopei a bordo campo. Tenuti a bada per tutta la partita dall'arbitro Concetto Dobello, il gol vittoria segnato dall'azzurro Bertucco a pochi secondi alla fine ha scatenato l'incontenibile entusiasmo dei tifosi del Napoli, che al termine della gara hanno portato in trionfo i loro eroi e abbracciato l'arbitro Concetto Dobello in segno di ringraziamento per aver portato a termine la partita. Il San Paolo è stato inaugurato il 6 dicembre del 1959 con la vittoria del Napoli sulla Juventus per 2-1, di Vitali e Vinicio i gol azzurri. Da quel giorno il San Paolo è diventato il tempio del calcio dove il Napoli ha festeggiato i suoi trofei più importanti e anche il palcoscenico di partite di Olimpiadi, Europei e Mondiali. Ma al San Paolo sono legati 3 aneddoti che hanno fatto la storia del Napoli. Nella stagione 1975-76, dopo l'acquisto dei Bomber Savoldi dal Bologna, è stato registrato il record di 70.405 abbonati per una stagione del campionato di Serie A. Durante il calciomercato della stagione 1979-80, Paolo Rossi rifiuta il trasferimento a Napoli e preferisce lasciare il Vicenza per passare al Perugia. Il 20 ottobre del 1979, in occasione di Napoli-Perugia terminato 1-1 proprio con un gol di Rossi sul rigore, il San Paolo ha fatto registrare il record di presenze con 89.992 spettatori, tutti con un fischietto anti-Rossi e sorvegliati dall'alto da un aereo che volava sopra lo stadio con lo striscione "Rossi non sei degno di noi". Bellissimo invece l'aneddoto che lega la storia del Napoli e il San Paolo. Il 30 giugno del 1984 il Napoli annuncia l'acquisto da Barcellona di Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi. Il fuoriclasse argentino viene presentato ai tifosi proprio allo Stadio San Paolo alle ore 18:30 di giovedì 5 luglio. Quel giorno a San Paolo erano presenti oltre 50.000 spettatori che hanno pagato un biglietto di 2.000 lire solo per veder palleggiare il Pibe d'Oro. Il simbolo del Napoli negli anni ha subito diversi cambiamenti. Se la N napoleonica l'ha quasi sempre fatta da protagonista, la squadra azzurra è identificata con il ciuccio. In realtà il ciucciarillo in origine era un cavallo rampante bianco che rappresentava il glorioso regno di Napoli. La trasformazione del simbolo, secondo la leggenda, è dovuta alle sconfitte del Napoli nel primo campionato giocato nella stagione 1926-27,
che ha costato quella squadra un proverbio napoletano dell'epoca. Chiuga un cavallo, mi pare ciucce di fechil, 99 chiaia e a coda fracita. Ma nel 1930 arriva il riscatto del Ciucciariello. Dopo un 2-2 rimonta con la Juventus con doppietta di Buscaglia, il Ciuccio diventa simbolo di speranza riportato addirittura nel logo dell'epoca, con la frase Ciuccio fa tu, diventato poi il titolo di una canzone dedicata proprio a Napoli. Forse in pochi ricordano che per un periodo il Napoli ha avuto anche una seconda mascotte. Il pupazzo alto meno di un metro ovviamente non poteva che chiamarsi Gennarì, in onore del santo patrono di Napoli, San Gennaro, e rassomigliante a uno spugnizzo napoletano con la maglia del Napoli. Nato nel 1986 insieme alla canzone scritta da Peppino Di Capri, in realtà Gennarì non è mai riuscito a sostituire Ciucciariello nei cuori dei napoletani. Ma oltre ai Ciucciariello e Gennarì, nella storia del Napoli è entrato anche un gadget particolare. Era un ventaglio di cartone che negli anni 30 è stato distribuito da Napoli ai suoi abbonati. Su una facciata c'era l'immagine di un calciatore, sull'altra un decalogo in 10 punti che invitava i tifosi ad essere sempre vicini alla squadra e alla società. Nella stagione 1987-88 il Napoli avrebbe potuto vincere il suo secondo scudetto consecutivo. Ma malgrado un campionato spettacolare, il 1 maggio 1988, dopo la sconfitta per 2-3, ha dovuto cedere lo scudetto al Milan di Berlusconi e Sacchi, uscito da San Paolo tra gli applausi dello sportivissimo pubblico napoletano. Quello scudetto sfuggito nelle ultime giornate di campionato ha portato alla rottura dei rapporti tra la squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, attaccato dai giocatori con un comunicato. Al termine della stagione, c'è stata poi la cessione di Carella, Bagni, Giordani e Ferrario, ritenuti i principali responsabili della rivolta. Cosa questa poco gradita a Maradona. Con l'abile regia di Luciano Moggi, all'epoca direttore generale del Napoli, durante il ritiro in Trentino a Lodrone, Maradona, davanti alle telecamere e tanti giornalisti presenti sul posto, stringe la mano a Mister Bianchi, stringendo così la pace tra il tecnico e la squadra, dando il via alla stagione che porta il Napoli a vincere poi la prima Coppa UEFA della storia. Quella stretta di mano è passata alla storia del Napoli come la pace di Lodrone. C'è un feeling particolare tra la società sportiva Calcio Napoli e il mondo dei motori. Attila Sallustro, dopo la vittoria sul Modena per 5-0 nella stagione 1929-30, ha il regalo una Badilla 521 con la quale investe un pedone. Il pedone, riconoscendo l'attaccante napoletano alla guida, si scusa con Sallustro e si assume la colpa dell'accaduto. Scusate tanto, è colpa mia, voi potete fare tutto quello che volete. Sempre un incidente d'auto vede protagonista un'altra stella del Napoli degli anni 50, l'attaccante svedese Aste Jefferson, con la sua Alfa 1009, sulla fettuccia di Terracina in provincia di Latina investe un cane ed esce fuori strada. L'autista muore sul colpo, mentre Jefferson viene ricoverato all'ospedale di Latina in condizioni critiche, per poi guarire lentamente. Ben più piacevoli le storie di Ferlaino e il dottor De Nicola. Ferlaino, alla guida di una Ferrari 250 GTO, ha preso parte a 4 edizioni della Targa Florio. Il suo miglior piazzamento è stato il 5° posto del 1964. Il dottor Alfonso De Nicola, invece, è un grande appassionato di auto e moto d'epoca, e lui stesso si diletta a migliorare e a personalizzare. Forse non tutti sanno che la videocronaca di una partita è nata grazie a Napoli. In occasione di Napoli-Lazio 2-2, spareggio per l'ammissione al primo campionato di Serie A girone unico, giocato il 23 giugno 1929 a Milano, il giornalista inviato allo stadio dal quotidiano napoletano Il Mezzogiorno Sportivo, durante la partita raccontava via telefono alla redazione le dinamiche di gara. Dopo la trascrizione del giornalista Michele Bonanno, venivano poi lette alla folla dall'altro giornalista Felice Scandone affacciato a un balcone. Forse non a caso, nel 1959 viene poi ideata la storica trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto.